Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV6, buongiorno come sempre con Mattino 6. Iniziamo la nostra rassegna stampa dopo un fine settimana che dal punto di vista calcistico è stato davvero negativo per i colori abruzzesi, perché tra Serie B e Lega Pro sono arrivate ben 3 sconfitte ed un solo pareggio, peraltro in zona Cesarini. Anche in Serie D non ci sono stati sorrisi, solo insomma, sconfitte e il pareggio nel derby appunto di Giulianova, tra Giulianova e Avezzano, peraltro condito da tafferugli tra le due tifoserie. Sorrisi negli altri sport, in particolare nella pallavolo con il ritorno alla vittoria della Sieco Servi Sortona, e poi sorrisi anche per l'Acque Sapone che ha vinto il derby contro il Montesimano per il calcio a 5 nella settimana, quella che sta entrando, che porterà al girone di qualificazione dell'Elite Round di UEFA Futsal Cup, che si terrà a Pescara. Pescara, squadra ospitante questo girone, squadra anche parte in causa della competizione. Molto sport come sempre di lunedì, ma iniziamo con la cronaca prima di mostrarvi poi le pagine sportive e anche i tanti servizi, a partire da Perugia Virtus Lanciano. La partita ieri persa in maniera immeritata e beffarda dalla squadra di D'Aversa, che resta al penultimo posto di Serie B. Allora, iniziamo dalla Repubblica, che apre così: Salvini a Berlusconi, il capo sono io, il piano del PD per Roma e Milano. Lega in piazza Bologna con Forza Italia e Meloni, fischi all'ex cavaliere, scontri tra antagonisti e polizia. Poi la fotonotizia dedicata al motomondiale, la rimonta e il complotto, furia Valentino, arriva quarto ma non basta, Marquez ha favorito il traguardo di Lorenzo. Poi il commento: Rossi il grande e la recita spagnola. In basso, dal Vaticano ai petrolieri USA, la rete che trama contro Francesco, il pentito in bici che sfida la mafia, prendetemi, non lascio la Sicilia. Andiamo alla prima pagina del giornale, che titola così: centrodestra in piazza, non moriremo renziani. 100.000 persone nel cuore rosso di Bologna alla manifestazione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il cavaliere: uniti vinceremo le prossime elezioni. Salvini, Renzi a casa. E poi mondiale a Lorenzo, la rimonta di Rossi si infrange sul biscotto spagnolo. In basso, Vatilix, Francesco scaccia i corvi, il Papa: rubare carte è un reato. Bergoglio denuncia la sottrazione di documenti, ma io vado avanti. E poi dopo il caso Sciacchi, la rivolta dei lobbisti, non siamo criminali. In basso, il controcorrente, maltrattati e venduti, il contrabbando dei cuccioli. E ora la prima pagina del Fatto Quotidiano. Questa è l'apertura: Salvini a Bologna, botte e flop, cosa nera. Fischiato in piazza l'ospite Berlusconi, Meloni polo anti-premier. Poi sotto la testata: senza scontrini di Renzi e senza acqua, Grassi di Sel lascia il comune. Il consigliere aveva occupato per avere trasparenza. MotoGP, Marquez scorta Lorenzo al titolo, Valencia biscotti e grida, Rossi sprint ma non basta. In basso, canonerai, cosa non si fa per te? Il governo ha annunciato che con il pagamento in bolletta ricaverà 2 miliardi, ma non è chiaro come il numero degli evasori è sconosciuto, e per non pagare basterà un'autocertificazione. In basso, Francesco, chi sono i tuoi nemici? Per il caso Vatilix, Bergoglio sa chi sta tramando, adesso serve trasparenza. Andiamo a chiudere con la prima pagina dell'edizione nazionale del Messaggero, prima poi di passare al centro e dare il via alla rassegna delle
pagine abruzzesi. Berlusconi Lega, il nuovo patto, il cavaliere alla manifestazione di Salvini, uniti vinceremo con il 40%, ex premier fischiato, il leader lombarda, l'alleanza guidata da noi, Bologna ostaggio degli antagonisti, scontri e arresti. Poi sotto la testata MotoGP, Lorenzo è mondiale, la rabbia di Valentino, biscottone spagnolo. La fotonotizia al derby della capitale che finisce 2-0, la squadra di Garcia resta terza, Dzeko più Gervinho, estasi Roma, derby giallorosso, Lazio furiosa. E poi ancora il Papa contro i corvi, inchiesta Vatilix, presto altri coinvolti, Bergoglio all'Angelus, reato, rubare le carte, turbati dalle sottrazioni, ma io vado avanti. E poi in basso, attentato, la mente e il capo egiziano ISIS. E possiamo allora andare con la prima pagina del centro, che dedica il titolo di apertura ad un caso che trae origine dal Molise. E vediamo come arriva anche in Abruzzo il giudice Papa. Fango su di me. Pescara, l'ex PM imputato per tentata estorsione, si difende. Poi lo sport sotto la testata, le due facce del Pescara, l'attacco è una sicurezza, la difesa paga errori grossolani. Poi spazio sempre al MotoGP, mondiale a Lorenzo, accordo tra spagnoli, Valentino è beffato. C'è di spalla questa lettera dell'ex direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Caporale, Vincenzo Caporale, che scrive appunto «Mi processano senza prove». Poi ancora la fotonotizia, ne parleremo poi più tardi con Giovanni De Palma, che è stato coinvolto anche dal centro, sull'argomento temperature estive, c'è anche chi fa il bagno, è novembre, tutti al mare. E poi ancora i richiami di cronaca, truffa sventata, vendono l'appartamento preso in affitto. Due fratelli sono stati arrestati dai carabinieri per una truffa, hanno venduto a un commerciante di Pescara un appartamento sul lungomare sud preso in affitto e di cui quindi non erano proprietari. Il colpo è sfumato dopo la firma del compromesso a cui ha assistito un carabiniere. Polizia stradale, notti pericolose, 1 su 10 guida ubriaco o drogato. E poi, sempre a Pescara, tre casi segnalati, Volkswagen, scattano le denunce. In basso, il Buongiorno Abruzzo di Katia Giammaria, foto di nozze taroccata con Montgomery. Allora, all'interno del centro, pagina dell'Abruzzo, parte la campagna di prevenzione, influenza, pochi vaccinati, l'Abruzzo è maglia nera. Solo il 38,5% dei soggetti a rischio si immunizza, obiettivo minimo del Ministero è il 75%. In Italia, peggio della nostra regione, fa solo la provincia di Bolzano. E poi idrocarburi, Ombrina, mobilitazione in previsione del sì decisivo. Avanti ancora, Pastori, vita dura, ma la vera fatica è resistere agli iper. Collelongo, la famiglia Lonzi alleva ovini e produce formaggi. Un mercato difficile, la gente preferisce i centri commerciali. È ancora lontana la valorizzazione del mondo agrario dei prodotti a chilometro zero. E poi le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, riconversione dei vigneti, trovato un altro milione. La cronaca di Pescara, guidano ubriachi e drogati, notti ad altissimo rischio, i controlli della stradale, un automobilista su 10 non potrebbe stare al volante, la dirigente Conti, quando li fermiamo ci dicono che limitiamo la loro libertà. E poi Dieselgate, scarichi fuori legge, tre denunce contro la Volkswagen. In basso, era sballato, uccise mio figlio, la mamma di Francesco, investito da un 21enne sotto effetto di un mix di sostanze.
Andiamo avanti, ecco la pagina dove si parla di quel fatto che abbiamo visto in apertura, sempre sul centro, prende casa in affitto e prova a venderla, assieme al fratello porta l'acquirente fino al compromesso, ma il commerciante fiuta l'inganno e chiama i carabinieri. In taglio medio, vigile sospeso, si passa le vie legali, la segretaria nazionale del SULP pronta a sostenere il sindacalista, motivazioni irrisibili, l'agente scelto ha dimostrato l'impossibilità a recarsi al lavoro a causa di un incidente, la sanzione del comandante è spropositata. In basso la proposta contro i furti serve l'esercito, Foschi di Pescara mi piace, scrive a Renzi, ci vorrebbero 30 unità, il questore nessun allarme, dati in calo, l'esercito non serve, replica il questore Passamonti. Mercato di Via Muzzi, l'assessore striglia i commercianti. Assessore Cuzzi, serve un cambio di mentalità a regime entro un anno. I parcheggi impossibile nelle pertinenze della struttura. Questo appunto è il mercato coperto dunque a Pescara. In basso Nombrina chiama i pescatori De Sanctis a fianco degli armatori, pesca a rischio con le trivelle. Fatevi sentire. E poi ancora il grande caldo di questi giorni, domenica estiva e questa settimana farà ancora più caldo. L'anticiclone durerà altri 8 giorni secondo De Palma, il meteorologo. Temperature fino a 8 gradi sopra la media. E poi magari ce lo confermerà il buon Giovanni De Palma in collegamento tra circa una decina di minuti. E poi ancora il Festival delle Letterature, rinviato il concerto di Morgan, l'artista non sta bene, appuntamento il 26, ecco i vincitori del tweet, poi qui accanto lotta ai tumori, gli scout, testimoni di prevenzione, i ragazzi dello Spirito Santo, protagonisti del progetto della LILT. La farmacia comunale si salva con un'altra sede, siamo a Montesilvano, PD e Rievoluzione contestano l'affidamento ai privati, Agliano va trasferita nel nuovo distretto di Costanzo, così la stanno svendendo. E poi i sospiri sull'ex colonia di Montesilvano, ok all'Accademia nella Stella Maris, ma basta pasticci. E poi la pagina di Chieti, contro di me solo il fango di indagati eccellenti. Papa Pescarese Doc reagisce. L'ex PM di Campobasso trasferito a Chieti non fa il nome del governatore del Molise, ma lo accusa di misfatti e prove false. Eccoli qua il magistrato Papa e il presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. La procura di Bari ha chiesto di processarli. In basso la frana della vergogna riparata a metà, i lavori appaltati dalla regione non salvano Santa Maria Calvona dal pericolo dopo 2 anni. Il parto in casa, ecco Cristian, il bimbo nato per telefono, siamo a Farafigliorum Petri, papà Pino e mamma Elena sono felici, ringraziano il 118 che ha guidato il lieto evento, il primo a Fara dopo 40 anni. Avanti nella pagina dell'Aquila, banda del rame beffata dal GPS del furgone, bandito ripreso dalle telecamere, l'automezzo era stato rubato a Bazzano, a una ditta che lavora la carne, i ladri lo avevano portato all'ex Race Romoli per caricarlo di rame e strumenti. Turismo, Pietrucci, l'Aquila diverrà la capitale degli Appennini, in basso fondi sisma, comune inflessibile, parte civile contro una donna accusata di aver ottenuto contributi col trucco. E poi in basso, crisi Intex, appello di Lolli al Ministero, deroga alla legge o 120 addetti senza ammortizzatori sociali. Andiamo a chiudere con la pagina di Teramo, il trattore si ribalta, muore schiacciato. Tragico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Sardinara, la vittima è un agricoltore di 68 anni di Miano. Giulianova picchiato in casa da 3 ladri, il blitz dei malviventi è avvenuto nell'abitazione di un sessantenne a case di Trapani.
Trento. E poi in basso Severgnini chiama Rosanna, la tedesca di Castelnuovo, la cantante che vive in Germania, nel nuovo programma di Rai 3. E poi a Giulianova, delfino morto trovato sulla spiaggia. L'animale è stato recuperato e portato all'istituto zooprofilattico per accertare le cause della morte. E allora andiamo ora a sondare, a vagliare le pagine del Messaggero Abruzzo, che dedica all'inchiesta sui balconi l'apertura. Balconi, l'inchiesta porta a Napoli. L'Aquila, l'appalto Colabrodo, Gabrielli nel 2009 avvertì di possibili infiltrazioni mafiose tra gli indagati della procura, due costruttori partenopei e un docente prestato alla politica. Sotto la testata, Pescara, vendono la casa ma è di altri, manette per due fratelli. Volley e basket, la Sieco batte la capolista, Roseto sconfitta a Bologna. Teramo, siamo per il calcio di Lega Pro, pari e rimpianti e ricorso. L'Aquila, un KO troppo pesante. I biancorossi hanno presentato un ricorso per un errore tecnico dell'arbitro, rossoblù in partita fino alla fine a Pisa, ma non c'è niente da fare. E poi ancora a Sulmona, autofinanziarsi con le opere in mostra ma senza firma. A Sulmona una galleria cambia le regole, vediamo se funziona l'empatia. E poi la fotonotizia con Gaetano Vassola, a cui ieri è stato annullato un gol, KO a Perugia. Lanciano adesso è dura, ancora un KO per il Lanciano, penultimo a Perugia, e c'è la grana dello stadio. E poi il derby finisce a botte, Tafferuglia e Giulianova, scontri tra tifosi locali e dell'Avezzano dopo lo 0-0 in campo. E questa è la foto dell'autista aggredito trasferito all'Aquila, l'autista della Tua, ex ARPA, pestato da due magrebini per aver chiesto i biglietti, era accaduto a Luco dei Marsi. Teramo muore sotto il trattore. Entriamo all'interno del Messaggero. Balconi, già Gabrielli avvertì di possibili infiltrazioni mafiose. La Camorra mise le mani sulle Newtown nel 1983 per la bradisisma a Pozzuoli. Il groviglio di nomi e società porta dritto a Napoli e ad alcuni affari assai sospetti. Le indagini del PM Davoglio col procuratore Cardella hanno alzato un velo di intrecci. Per la politica comunale, Di Nicola e Durante tentati dal restare con Cialente, mentre potrebbe chiudersi a breve il caso dell'IDV, si apre il fronte di Sinistra e Libertà. In Marsica, appunto, l'abbiamo visto, l'autista del bus trasferito d'urgenza, rabbia sul web contro i due che hanno aggredito il dipendente ex ARPA trasportato all'ospedale dell'Aquila. Nel mirino gli extracomunitari, i carabinieri ieri hanno fatto un altro arresto per droga di un irregolare. I due magrebini erano stati invitati a scendere dal mezzo pubblico perché non avevano il biglietto. Andiamo alla pagina di Pescara, droga e alcol testa alla Movida, la polizia ritira 10 patenti, intera notte di controlli in Piazza Italia, multati soprattutto under 30 al volante. Silvia Conti, dirigente Polstrada, pochi i ragazzi consapevoli del reato. L'attività sarà condotta ogni fine settimana fino al periodo natalizio con agenti della stradale, delle volanti, della sanità e i cani antidroga. Come abbiamo già visto, vendono la casa di altri, due fratelli in manette, contattano l'acquirente e gli mostrano l'appartamento di una ignara coppia pescarese. Pagina di Chieti, Masci di Savoia e Pomiglio al via i lavori per 1,4 milioni, finanziamento più corposo per lo scientifico, previsti interventi di miglioramento sismico, riqualificazione alle industriali dopo il blitz del NAS, nuovi infissi alle professionali, risposta importante malgrado le difficoltà economiche dell'ente, dice il vicepresidente della provincia di Chieti, Antonio Tamburrino.
E poi ancora, caso Marrucino, l'unico teatro all'italiana nei capoluoghi. Pagina di Teramo, furbetti del risarcimento, la ASL si rivolge al Tribunale per debellare il fenomeno delle denunce facili, nominata una speciale task force. Il contenzioso più preoccupante è quello sulle infezioni ospedaliere. Ercole D'Annunzio del Comitato Valutazione Rischi, in tanti ci provano per poi accordarsi su cifre minimali. E poi ancora caserma all'Annunziata, la location è condivisa, nessun voto nel forum per l'ex mercato, ma ora sarà dura reperire i fondi per la realizzazione. E allora, andiamo ora a lasciare il Messaggero, prima pagina della Gazzetta dello Sport, poi andiamo con il collegamento meteo con Giovanni De Palma, chiaramente oltre al campionato di Serie A, nella prima pagina della Gazzetta trova spazio l'epilogo della MotoGP. E allora, ecco l'apertura, Inter e Viola, testa tosta, vittorie in casa di Torino e Samp e un primato a due facce. Con Dogbia segna, Anda para, per Mancini il settimo 1-0, la Fiorentina invece è uno show con Ilicic e Kalinic. Ma vedete come imperversa sotto la testata questo titolo, che biscottone, la rimonta non basta, Rossi attacca Marquez, ha protetto Lorenzo. Meritavo il titolo, sono stato al comando dalla prima gara, che pena gli ultimi giri, Jorge ammette, mi hanno aiutato, così il mondiale è rimasto in Spagna. Il commento di Umberto Zappelloni, il nostro campione è Vale. Poi di spalla, derby e veleni, rigore di Dzeko più Gervinho, avanti Roma, mal di scudetto, Juve reazione con il secondo successo di fila. Udinese battuta a fatica, Napoli sempre Higuain, ma Conte punisce Insigne. E poi ancora l'analisi di Luigi Garlando, una capolista è già bella, l'altra può diventarlo. E allora andiamo a salutare e a dare il buongiorno a Giovanni De Palma. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora abbiamo visto oggi sul centro, hai parlato, hai rilasciato delle dichiarazioni su quella che è l'evoluzione degli ultimi giorni di temperature sostanzialmente molto sopra la media e che sono destinate a perdurare anche questa settimana? Sì, Andrea, è proprio così perché la situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un'anomala struttura di alta pressione ben consolidata a tutte le quote che si estende dal vicino Atlantico fin verso i Balcani. Area di alta pressione che continuerà a favorire condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, anche sulla nostra regione, con temperature, come hai giustamente anticipato tu, al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, dove i valori potranno superare abbondantemente i 20 gradi nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni. E questa è l'anomalia, Andrea. La persistenza di questa situazione, caratterizzata da una struttura di alta pressione decisamente forte, anche a tutte le quote, e questa situazione, ripeto, continuerà ad essere tale anche nei prossimi giorni, probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Quindi un tempo stabile e soleggiato, tuttavia ci saranno delle nebbie, come sono in atto in questo momento nelle valli interne dell'Aquilano, ma nebbie potranno manifestarsi nei prossimi giorni localmente anche lungo i litorali. Una situazione particolare, ripeto, perché, come anche anticipato tu nell'articolo, specificato nell'articolo, la situazione potrebbe poi dar luogo a peggioramenti decisamente consistenti, perché ovviamente con l'arrivo di perturbazioni atlantiche, con aria molto fredda, perché siamo ormai ovviamente in tardo autunno, a novembre, quindi una situazione potrebbe divenire insidiosa per la nostra penisola, quindi rischiamo fenomeni anche di una certa consistenza. Attualmente non si prevedono peggioramenti rilevanti, continuerà il dominio anticiclonico, quindi una situazione che persisterà almeno, ripeto, fino alla fine della settimana, Andrea. Quindi passeggiate, camminate, escursioni, corsette sul mare garantite per almeno altri 7-8 giorni.
Probabilmente sarà proprio così, chiaro che poi dovremo seguire la situazione nei prossimi giorni per vedere se confermare comunque questa tendenza che al momento appare delineata, Andrea. Senti, magari qualcuno potrebbe pensare ad una passeggiata domenica prossima sul lago di Como, io però ti dico che sarai deluso da quello che hai visto sabato. Assolutamente non sarà una passeggiata, perché in molti pensavano che sarebbe stata una passeggiata anche sabato, sì. Non io sicuramente, perché la Ternana è una squadra insidiosa, e poi chiaro c'è stata tutta una serie di circostanze che hanno portato anche episodi sfortunati, se così vogliamo, anche l'uomo in meno per quasi per gran parte della partita, poi gli errori ci costano caro, noi commettiamo gli errori in difesa che ci costano troppo a dire il vero, abbiamo perso già troppi punti, però diciamo, abbiamo comunque un attacco che lì davanti può far male a chiunque, questa è la buona notizia, bisogna rivedere un po' la difesa, peccato per le assenze, peccato perché speriamo che rientri Campagnaro nella partita di domenica, perché insomma pur giocando a Como con una squadra che in classifica dice che è all'ultimo posto, non bisogna mai fidarsi, insomma io personalmente non mi fido, perché ovviamente poi la situazione si è vista quella che è successa, quindi Pescara che deve migliorare sotto molti aspetti, Andrea. Eh sì, hai ragione Giovanni, ti auguro un buon lunedì e una buona giornata, ok? Grazie Andrea, grazie, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma, entriamo a vedere alcune pagine della Gazzetta, chiaramente tanto spazio, pagina 2, pagina 3, pagine seguenti sul verdetto della MotoGP, 2 contro 1, Rossi furente, biscottone con Marquez, guardaspalle di Lorenzo, Vale risale ma Marca ha deciso, gara e titolo per Jorge, e poi ancora Lorenzo quinto, i due della Honda mi hanno aiutato, poi fa retromarcia, erano in crisi, l'iridato, bravi a tenere il titolo in Spagna, non sapevo se Dani e Mark ne avevano, ho vinto più di tutti, merito, rispetto, e poi ancora assurde le accuse di Vale, io do sempre il massimo, sono le parole di Marquez, il mio piano era attaccare a 3 giri dalla fine, poi Pedrosa eccetera eccetera, suppo, in Italia non ci credono, ma volevamo vincere. E poi ancora Jorge il più veloce, ma la lingua puntini puntini, l'iridato ha contribuito a creare certe pressioni, Marquez controfigura di Sepang, e poi si fanno riferimenti agli altri, ai tanti biscotti o presunti tali che ci sono stati nell'epoca recente, però si parte sempre dal famoso Svezia-Danimarca 2-2 che comportò l'eliminazione dall'europeo dell'Italia del Trap, e infatti biscotto andò di traverso pure al Trap, e gli spagnoli nel basket nel 2012, insomma ci sono corsi e ricorsi. Andiamo avanti per il calcio, i 3 punti del Condo, solida e cinica, l'Inter al minimo però si tiene il primato con la vittoria a Torino 0-1, gol di esultanza antisfortuna, grazie Mancio, io sto crescendo come la squadra, sono le parole del match winner con Dogbia. E poi ancora c'è invece la Fiorentina che vince e fa spettacolo, Ilicic Kalinic show, la viola è una sinfonia che risposta all'Inter, e poi la metamorfosi Josip, l'ex comparsa, recita da protagonista, talismano Ilicic appunto. Pagina del derby fra rigore e veleni, Roma vola, la Lazio non c'è, un penalty in regalo, ma i giallorossi giocano meglio. Su Dzeko è rigore, Garcia graffia, sarà un miracolo non si sia rotto, Pioli va giù duro, Tagliavento, errore grave, l'ha decisa lui. L'uomo partita è Gervinho, nuova vita del Livorniano, ora difende e segna ogni 2 tiri in porta. E poi ancora Higuain ci mette il timbro, il Napoli resta in alta quota, e andando ancora avanti, Juve una signora reazione, 3 schiaffi al mal di Scudetto con la vittoria ad Empoli 3-1. Andiamo a vedere le pagine della Serie B e della Lega Pro, Perugia sempre più su, Del Prete gol e assist, ora il Lanciano è in crisi, 8 punti in 4 gare per Bisoli senza attacco d'Aversa, nella ripresa ci sono la prima rete di Fabinho
e due traverse. Nelle valutazioni 7 per Rosati del Prete e Fabinho del Perugia, nella Virtus Lanciano voti anche eccessivamente bassi, visto quello che ieri ha prodotto la Virtus, che ha avuto il demerito solo di non fare gol, che è un grosso demerito per carità, però voti abbastanza bassi. Il migliore, e su questo siamo d'accordo, Paghera, 6,5 nelle valutazioni dell'inviato della Gazzetta dello Sport. Per la Lega Pro, Pisa, che Leoni all'Arena, in casa 5 vittorie su 5 con le canzoni di Pupo. 3-0 la vittoria del Pisa sull'Aquila, migliore in campo Mannini, voto 7, ma ci sono i 7 anche per Lores Varela e Montella. Nell'Aquila invece diverse insufficienze, il migliore è Triarico, 6,5. Poi Teramo-Arezzo 1-1, Tremolada, il Lude dell'Arezzo, Amadio lo riprende al 93esimo, il giallo dei due numeri, voto 7 proprio per Amadio, voto 7 per Tonti, voto 7 anche per Tremolada, l'autore del vantaggio dell'Arezzo con un bel tiro dalla distanza. Teramo che preannuncia ricorso proprio per la vicenda dei due numeri 4 in campo per svariati minuti. Possiamo fermarci qui, noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo proseguendo la nostra rassegna stampa e vedendo tanti servizi. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6, che riprendiamo con il Corriere dello Sport, la prima pagina, Scudetto Show. Le quattro di testa volano in vetta alla classifica, si è scatenata una lotta entusiasmante e mai vista. Ilicic, Kalinic, che spettacolo per la Fiorentina. Inter settimo 1-0 con Dogbia gol. Roma vince il derby con polemica. Napoli, solito Higuain, Sarri sogna. Juventus, altro successo per crederci. La Juve però non molla, è già risalita al settimo posto e dopo la sosta ospita il Milan. Poi Vale, biscottone, gara farsa, Lorenzo è mondiale, Rossi contro Marquez, un guardaspalle, il vincitore ammette l'aiuto. Inter prova, Inter di forza, Fiorentina col fioretto, è l'opinione del direttore Alessandro Vocalelli. In basso, ieri al Mugello alla festa Ferrari, 50.000 in delirio. All'interno del Corriere dello Sport andiamo a vedere subito la pagina della Serie B, del Prete Fabinho, Perugia sale, gol polemico del difensore, prima rete del brasiliano, Bisoli piega un Lanciano orgoglioso e in crisi, corsi troppi rischi, le parole di Bisoli, da versa duro, ma perdere così fa male, dice il tecnico rossonero, e non possiamo che essere d'accordo. Peraltro questa sera c'è il posticipo che chiude la giornata, quello tra Crotone e Avellino. Juric vuole il secondo posto, se il Crotone batte l'Avellino, che però in un buon momento, Crotone tornerebbe al secondo posto alle spalle del Cagliari capolista. Allora andiamo a vedere anche le pagine della MotoGP, che biscotto, non vale, il futuro fa paura, perso il titolo iridato dopo una gara fasulla, Rossi attacca, Marquez ha passato 4 giorni a dire bugie, uno così è capace di tutto. Alonso Magni, il Perù, le trappole sono alcuni dei precedenti, calcio fresco il ricordo di come Svezia e Danimarca affondarono l'Italia. Suppo i sospetti, tutta colpa di Vale, Marquez, volevo passare Lorenzo, Dani mi ha frenato, e poi Lorenzo fischiato, titolo in Spagna, grazie a Mark e Dani. Possiamo chiudere qui con il Corriere dello Sport, ora torniamo alle pagine di Centro e Messaggero, partendo dall'inserto lunedì Sport, anche se anche in questo caso si regala l'apertura anche dell'inserto alla MotoGP, gara farsa, ma Rossi è da applausi. Poi il Pescara funziona in attacco, ma quanti errori dietro, biancazzurri in difficoltà, sconfitta nel posticipo, il Lanciano sbaglia
E il Perugia non perdona, Lega Pro, l'Aquila crolla, pari con ricorso per il Teramo. Serie D, Giulianova Avezzano, assalti e cariche, Ira Pomponi sul Chieti, Eccellenza, la Vastese crolla e il Paterno l'aggancia in vetta. Promozione, il Delfino rallenta, Pro Sulmona e River ora lo braccano. Entriamo allora nelle pagine sportive del centro, il Pescara in difficoltà, l'attacco e la certezza da cui ripartire, Cocco e Valotti non ingranano, Benari, Caprari e La Padula lì davanti hanno una marcia in più da sfruttare nella lotta per la Serie A. Nelle ultime due gare, al di là degli errori difensivi, lo spacchettamento della banda Bassotti non ha funzionato. I tre attaccanti si cercano e si trovano e si completano. Il commento di Antonio De Leonardis, il baffo del Delfino, il gioco non basta, serve maturità. E poi ancora la difesa fa acqua, superficialità e limiti tecnici, in 12 partite incassate 15 reti, solo Trapani, Brescia e Spezia hanno fatto peggio, Oddo meglio dei suoi predecessori, ma l'arrivo di un rinforzo sembra inevitabile. Andiamo avanti, un film già visto, Lanciano gira tutto storto, il coraggio non evita il KO, la Virtus è padrona del campo a Perugia ma non concretizza e viene punita. Peggior partenza dei rossoneri da quando sono in Serie B, ma al Curi c'è stata una reazione incoraggiante, i ragazzi di D'Aversa penalizzati anche dall'arbitro che ha ingiustamente annullato un gol a Vassola, migliorano il gioco, l'interpretazione tattica e l'atteggiamento, ma finora solo un punto è arrivato in trasferta. Le parole di D'Aversa, la squadra è viva, solo il risultato ci penalizza. E poi ci sono le pagelle, tanti 5,5, ci sono anche dei 6 al massimo, ma voti nel complesso bassi, forse anche eccessivamente penalizzanti nei confronti della Virtus Lanciano. Allora andiamo a rivivere le fasi salienti della partita nel servizio di Alessio Giancristofaro. Nella giornata in cui Lanciano crea di più arriva un'altra sconfitta amara contro il Perugia di Bisoli, rossoneri di Roberto D'Aversa creano alcune palle gol tanto nitide quanto impossibili da sbagliare, eppure al 90esimo si realizzerà la seconda condizione, si aggiunga anche un gol regolare annullato a Gaetano Vastola nei minuti finali e il dado è tratto per la Virtus, è la prima da titolare di Guido Marilungo che andrà a comporre il tridente con Ferrari e Piccolo, in porta c'è Casadei, a metà campo Edoardo e Di Cecco con Paghera nel 4-2-3-1 di Bisoli, la novità sostanziale è Taddei, fischia Rapuano di Rimini, al 90esimo il portiere Rosati del Perugia sarà però il migliore in campo, avanti via e l'approccio rossonero non è niente male, al 5° è clamorosa l'occasione di Di Cecco e Marilungo per sbloccare la contesa. Si vede il Perugia ma senza impensierire più di tanto, Casadei al 32esimo il vantaggio umbro, a Taddei gli riesce tutto, soprattutto il suggerimento per l'ex del Prete che riceve palla, si accentra e lascia partire un sinistro deviato da Aquilanti nella sua porta, errore di posizionamento in questa circostanza della retroguardia frentana ed 1-0 per i padroni di casa. Ancora Perugia, prima con un'incursione di Fabinho, poi con De Magni senza sortire effetti, ripresa il Lanciano, subito si divora il pari, bello scambio Paghera Piccolo con l'attaccante napoletano che riceve in area di rigore il pallone ma lo incrocia un po' troppo e la palla lambisce la linea di porta con Ferrari in leggero ritardo per una eventuale correzione in rete. Altra occasionissima dunque per i frentani e si sa, quando si sbagliano occasioni del genere c'è da fare molta ma molta attenzione alle sorprese, sorpresa che confeziona sempre del Prete dalla destra con un suggerimento al centro dell'area per Fabinho che di sinistro deposita in rete e raddoppia, dunque 2-0 del Perugia. Ma la Virtus non ci sta e non sbanda, ci prova al 18esimo e al 23esimo riesce a divorarsi l'indivorabile con Marilungo. Minuto 36, Di Cecco potrebbe riaprire la contesa ma Rosati
chiude bene al 39esimo. I padroni di casa hanno una buona occasione, come del resto ce l'ha Bastola che va addirittura in rete, ma Rapuano annulla tra lo stupore e le proteste per un fallo visto solo dalla terna arbitrale e sinceramente difficile da decodificare. Ancora Lanciano con Aquilanti e Damenta, ma l'ultimo atto del Renato Curi è di Lanzafame che c'entra in pieno la traversa. Prestazione dei frentani ok, ma mancano i punti. Squadra ok, gioca, ma mancano i gol. Ergo, urgono correttivi immediati a partire dalla sfida col Crotone di domenica prossima. Il messaggero su Virtus Lanciano Perugia. Lanciano adesso è dura, gira tutto storto per la Virtus a Perugia. Decisive le palle gol fallite da Piccolo e Marilungo. Si fa pesante la situazione in classifica, penultimo posto con una sola lunghezza sul comodo. Il Prete e Fabinho realizzano le reti del successo grifone. Gli abruzzesi giocano bene ma concludono poco. Il pareggio ci andava già stretto, dice D'Aversa. Come se non bastasse, c'è la grana del Biondi che è inagibile. Scoppia la rabbia dei tifosi, lotta contro il tempo per la certificazione per 5.550 posti. Oggi vertice in comune per l'assegnazione dei lavori da eseguire. In bilico dunque la disputa al Biondi della prossima partita, quella di domenica tra Virtus e Crotone. Pescara, questione di maturità, la squadra giovane sta patendo una serie di alti e bassi pur dimostrando di avere grandi capacità di gioco. Sabato a Como, in realtà domenica a Como, Oddo dovrà fare a meno di molti elementi, out Fornasier e Memmusciai con Verre e Mandragora in under. Andiamo in Lega Pro, il Teramo in 10 meritava di vincere, finisce 1-1 con l'Arezzo, l'espulsione di Perrotta alla mezz'ora condiziona i biancorossi che si salvano in extremis con Amadio, errore tecnico dell'arbitro, chiesta la ripetizione. E poi ancora Capuano, noi Narcisi e Teramo da playoff, il trainer toscano al centro della critica da parte dei tifosi. Rabbia Vivarini, gol annullato e un rigore non assegnato. E poi ancora sul centro Teramo, il pareggio dell'orgoglio in 10 dalla mezz'ora, i biancorossi vanno sotto, reagiscono e acciuffano l'Arezzo, prima del rosso a Perrotta fallisce l'esperimento del 3-4-3, poi sono i nervi a tenere a galla il diavolo che rischia più volte di subire il raddoppio ma merita la rimonta. E poi ancora doppio numero 4, parte il ricorso, l'Arezzo sbaglia le maglie e per 8 minuti viene violato il regolamento. Vivarini dice errore tecnico, l'allenatore contesta altre decisioni arbitrali, si ripetono troppi episodi che ci penalizzano e si dice soddisfatto della prova. All'Aquila sarà emergenza in difesa. Capuano è nero, la mia squadra è da negozio Louis Vuitton. E allora andiamo a vedere ora la foto che certifica insomma, la presenza dei due numeri 4. Eccola qua, abbiamo già ringraziato ieri sera l'addetto stampa della Teramo Calcio Marco De Antonis. Vedete in campo l'Arezzo in questo momento della partita ha due numeri 4 che, se non ricordo male, sono Gambadori e Madrigali, due giocatori dell'Arezzo che portano la stessa maglia. Tutto questo si è protratto dall'inizio della ripresa fino all'ottavo minuto della ripresa, quando c'è stata la sostituzione con l'ingresso in campo per l'Arezzo di Tremolada, che poi sarà anche il giocatore che andrà a segnare il gol dello 0-1, ma fino a quel momento l'Arezzo ha giocato con questi due numeri 4 in campo. Allora, il servizio sulla partita di Jacopo Forcella. All'ultimo sussulto, quasi col cuore più che con la logica, il Teramo agguanta un punto insperato al 93esimo con l'Arezzo, a siglarlo uno come Stefano Amadio, che magari non segna tanto, ma quando lo fa le sue reti pesano e come. Vivarini per l'impegno coi toscani recupera Cenciarelli ma non Speranza, il mediano va a far coppia con Amadio in mezzo al campo a sostegno del tridente con Moreo, Lenoci e Petrella. Inizio positivo per i padroni di casa, la punizione al terzo calciata proprio da Lenoci e da buona posizione, l'ex Como sarebbe uno specialista ma il suo destro trova la deviazione
manutenzione della barriera toscana. Le cattive notizie per Vivarini però in difesa non sono finite qua, perché al quarto d'ora si fa male al Tobello dentro Brugaletta. Piove sul bagnato dietro per i biancorossi alla mezz'ora, perché per Rotta entra duro su Carlini, per Viotti non ci sono dubbi, rosso diretto per il difensore e Carlini costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, al suo posto Brumat. Partita brutta, le occasioni latitano e coi padroni di casa ridotti in 10, Baiocco non è quasi mai chiamato in causa, nemmeno al quinto dei minuti di recupero della prima frazione, quando Caidi prende l'ascensore sul corner di Lenoci senza inquadrare lo specchio della porta. Al rientro è sempre lui, il solito Petrella, a suonare la carica. Minuto 51, la sventola mancina dal limite dell'area costringe Baiocco a rifugiarsi in corner. Capuano allora toglie Feola per Tremolada. Qualche attimo di pausa, poi però la doccia gelata. Proprio Tremolada al quarto d'ora col sinistro dalla distanza fulmina Tonti per il vantaggio aretino. Il Teramo ci prova a risollevarsi. Coi nervi e con le energie che iniziano a scarseggiare, il problema è la stoccata definitiva che non arriva. Teramo che protesta al 70esimo, quando Moreo scarica in porta il pallone di un 1-1 annullato per la precedente segnalazione di Mazzei di Brindisi. Espulso Vivarini nella circostanza, i biancorossi ci mettono il cuore, dentro da Silva, entrato per le noci, che sfiora il palo con il destro al minuto 72. L'Arezzo avrebbe delle praterie davanti, ma fatica a sfruttarle. Tonti è miracoloso su Cori, servito da Tremolada, mentre al Bonolis rimane l'urlo in gola all'87esimo, quando il piazzato di da Silva trova sul secondo palo Caidi, che impatta male la sfera. Finale convulso, tanti aretini a terra per perdere qualche secondo in più, animi che si scaldano come quello di Amadio, il più lesto però, al 93esimo a controllare una palla vagante e a scaricare alle spalle di Baiocco tutta la rabbia per un pareggio che sa di punto, sudato e ottenuto, aspettando il derby con l'Aquila con una difesa falcidiata da mille problemi. Forse per oggi va bene così. Partiamo dal Messaggero. L'Aquila KO troppo pesante, il risultato finale a Pisa non rispecchia l'esatto andamento della partita fino a 7 minuti dalla fine. Abruzzesi sempre in corsa. Perna, il grande ex, se avessi fatto gol la partita poteva avere un altro esito. San Domenico sfiora il gol, salvataggio sulla linea di Rozzi a portiere oramai superato. Il trainer del Pisa, Gattuso, spara a zero sulla sua squadra. Perrone, ce la siamo giocata alla pari. Sul centro l'Aquila a Pisa cade giù dalla torre, rosso-blu impalpabili in attacco, la squadra di Gattuso passa a condurre nel primo tempo ma dilaga soltanto nel finale. E ringhio Gattuso console rosso-blu, il tecnico toscano, punizione troppo pesante, ci hanno messo in difficoltà. Nelle pagelle tante insufficienze, si salvano soltanto il baby Andrea Mancini, entrato a metà ripresa, e l'attaccante Perna, nel miglior momento dell'Aquila, il più intraprendente, si legge nel commento appunto al suo 6. Per il resto tutti 5 e 5 e mezzo. E allora andiamo a rileggere la partita nel servizio di Gianmarco Menga. Stavolta Pisa è amara per l'Aquila, che perde 3-0 contro la squadra di Gattuso, perdendo di fatto anche la striscia dei risultati utili consecutivi che si ferma a 3. Una partita nella quale i rossoblù hanno subito il primo schiaffo iniziale ad opera di Montella, per poi provare a recuperare la partita sul finire del primo tempo. Perrone nella ripresa ha provato anche con due cambi di modulo, dall'iniziale 3-5-2 prima al 3-4-3 poi ad un 4-2-4 a trazione anteriore, ma il risultato non è cambiato se non per il 3-0 finale firmato Arturo Lupoli. All'inizio il tecnico rossoblù Perrone schiera dunque un 3-5-2 inedito con Sanni, la novità, al fianco di Cosentini e di Maccarrone, ma è una difesa che durerà davvero molto poco per l'infortunio muscolare da valutare in settimana di Giordano Maccarrone, che costringe subito al primo cambio Perrone nel primo quarto d'ora di gara. Andiamo in cronaca, al quinto Ricci prova subito dalla distanza, palla alta di poco. Al quindicesimo Sanni stende Montella dal limite, viene ammonito. Mannini colpisce l'incrocio pieno su punizione, si salva l'Aquila ma il gol del Pisa è nell'aria. Al ventunesimo, sugli sviluppi di una nuova punizione del solito Mannini, Barella riceve palla in area dalla sinistra, appoggio in mezzo per Montella, tap-in vincente e 1-0 Pisa.
L'Aquila reagisce al 26esimo con San Domenico. In area Brunelli gli chiude però la porta in faccia in corner. 34esimo ancora i rossoblu con Di Mercurio che crossa dalla destra, perna, corregge al volo, pallone alto. Allo scadere del primo tempo un'occasione per parte, prima Manuel Mancini dalla distanza, dall'illusione del gol, il pallone tocca l'esterno della rete. Un minuto più tardi la Pisa va vicina al raddoppio con un'azione simile al gol del vantaggio. Varela dalla sinistra, nuovamente appoggio raso terra per Montella che stavolta sporca la battuta sul fondo. Nella ripresa, come detto, cambio di modulo per Perrone con l'ingresso prima di Andrea Mancini, quindi di De Sousa che torna in campo dopo l'influenza di 10 giorni, ma il risultato non cambia fino al 2-0. Timbrato Ricci dopo una grandissima serpentina, palla al piede di Peralta. Quindi il diagonale chirurgico dell'ex romanista che si infila alla sinistra di Zandrini per il 2-0 Pisa. Nel finale, proprio sul limite del fuorigioco, una verticalizzazione di Ricci, dunque anche assist per lui oggi, per Arturo Lupoli che sbaglia la prima conclusione facendosi ribattere la sfera da Zandrini. La palla però torna ancora all'ex Arsenal che stavolta gonfia la rete proprio sul finale per il 3-0 definitivo. Risultato forse ingiusto e immeritato per l'Aquila che non avrebbe meritato un risultato e un passivo così pesante, tant'è adesso la squadra di Perrone dovrà pensare da martedì subito al derby del riscatto in programma sabato pomeriggio al Fattori contro il Teramo. E ora la Serie D, dal Messaggero, Sassate e Tafferugli, il derby finisce male, Giulianova e Avezzano dividono la posta dopo una partita molto vivace, fuori le tifoserie si danno appuntamento, le forze dell'ordine riportano la calma. Vedete alcune foto degli scontri, bella la reazione dei miei giovani, Giorgini è contento, Bernardini, siamo al lavoro per potenziare la rosa. Sul fronte Avezzano, Bittai, e fino alla fine abbiamo cercato di vincere. Chieti a picco, non ci siamo. Ruggeri alla fine del primo tempo sblocca il risultato. Nella ripresa Fontana raddoppia, Rizzernia torna a vincere. L'inserimento di Dinardo non paga. I neroverdi masticano calcio e accorciano con Scintu praticamente allo scadere. La Miternina si inchina alla Samb, schiaccia Sassi. Sul centro, ecco qui il Giulianova Avezzano, scontri tra tifosi nel derby, tensione dopo il pari tra Giulianova e Avezzano, lanci di sassi e oggetti. Ancora vediamo alcune foto degli scontri, una foto del baby di Massimo, ieri la penultima presenza in biancoverde. Il Chieti ancora sconfitto e Patron Pomponi si infuria, neroverdi KO sul campo dell'Isernia, seconda battuta d'arresto consecutiva. Il presidente parla di squadra senza attributi che deve svegliarsi, ma Ronci non rischia. E allora per la Serie D ci andiamo a vedere due servizi, il derby del Fadini tra Giulianova e Avezzano e subito dopo la sconfitta del Chieti a Isernia. Brutto, bruttissimo epilogo del derby Giulianova-Avezzano questo pomeriggio al Rubens Fadini, quando all'esterno dello stadio hanno rischiato di venire a contatto i tifosi delle due squadre, presenti un centinaio di supporters ospiti. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. Nel piazzale antistante il settore distinti c'è stato un fitto lancio di pietre, bottiglie e petardi. Alcune macchine sono state danneggiate, qualche pietra è stata lanciata anche nel recinto interno dello stadio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Attimi di tensione con i Tafferugli che sono proseguiti fino ad oltre mezz'ora dal termine della gara. Già durante la partita c'erano stati cori tutt'altro che amichevoli fra le due tifoserie. In campo divisione della posta senza reti al termine di 90 minuti che hanno messo in vetrina due squadre che non stanno certo attraversando il loro momento migliore, con i giallorossi ultimi in classifica e i marsicani alla conquista del secondo pari nelle ultime tre gare. Diciamo subito che i punti avrebbero meritato qualcosa in più i biancoverdi ospiti, ma la Giulianova va l'onore delle armi per l'ennesima prova generosa. Si comincia con spalti semideserti. In campo il derby inizia con gli ospiti minacciosi al quarto e con Di Genova che in area giuliese da ottima posizione non riesce a dare potenza alla sua conclusione, permettendo la parata di Ursini in campo al posto del titolare Zaccagnini, infortunatosi in settimana.
L'Avezzano ci crede in 30 secondi nella stessa azione del decimo minuto, colpisce in maniera clamorosa i legni della porta di Ursini, prima con un tiro cross di Massimo e poi con la conclusione di Bittai che dopo il tocco dello stesso portiere Giuliese tocca palo e traversa. La gara non è certo spettacolare, con gli ospiti più intraprendenti ed il Giulianova a cercare di sfruttare il contropiede. Al tredicesimo il neo juventino Di Massimo, alla penultima apparizione in bianco-verde, ha una buona opportunità ma conclude centralmente. Il Giulianova si vede per la prima volta al diciannovesimo con un tiro centrale di Vita. L'Avezzano continua a spingere, ma anche per i biancoverdi rispetto alla prima parte di gara ci sono meno opportunità, con lo spettacolo che sembra risentirne e con le due squadre che rientrano invece negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa al secondo subito Giulianova pericoloso con un tiro cross di Giampaolo che chiama la parata da Vino, che deve poi ripetersi ancora sul fantasista Giuliese che mira l'angolino. Al settimo ci prova De Iorio, il cui tiro viene murato da un difensore ospite. In campo si vede un altro Giulianova che crede nell'impresa e continua a spingere, mentre all'undicesimo l'Avezzano resta in 10 per il rosso diretto a Venditti, colpevole di un brutto fallo su Giampaolo. La gara si scalda in campo e sugli spalti con Di Massimo che al 14esimo va a divorarsi letteralmente un gol che sembrava già fatto. I marsicani soffrono la pressione dei locali, ma al 29esimo hanno ancora una buona opportunità con Tabacco che dai 30 metri chiama la parata in angolo Ursini. L'ultimo quarto d'ora vede al 36esimo un tiro di Pollino dopo uno svarione di De Iorio e altre occasioni. Gli ospiti non accusano l'inferiorità numerica ma non riescono a trovare il varco giusto in avanti, visto che al 41esimo anche Di Genova schiaccia di testa al lato. Nel recupero da segnalare al 46esimo un tiro di Sassarini parato a terra da Ursini ed un colpo di testa alto di Giampaolo. Alla fine, dopo 5 minuti di recupero, è 0-0 con il pari ad occhiali che probabilmente accontenta più la formazione giallorossa. Lisegna torna alla vittoria a Lancellotta battendo 2-1 il Chieti. Un match che fatica a decollare, il gioco si sviluppa infatti per lo più a centrocampo, con difficoltà si guadagnano gli ultimi metri, quelli più caldi del terreno di gioco, dove entrambe le difese a maglie strette non lasciano passare nulla. Ed ecco che a rompere il ghiaccio ci prova Dos Santos per il Chieti, ma Pepe lo blocca spedendo sul fondo. La risposta dell'Isernia invece arriva dai piedi di Panico, che deposita tra le braccia di Fatone. Al quarto d'ora si affaccia l'Isernia, che ci prova con Panico dalla distanza, ma la palla termina fuori. Arrivati al 42esimo invece, ecco sbloccato il risultato. Calcio piazzato per l'Isernia, Ruggeri infila direttamente in fondo al sacco. Al 46esimo a fondo del Chieti, che si conclude con l'uscita di Maggi su Di Nardo, che il signor De Girolamo di Avellino giudica regolare. Termina così la prima frazione e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al 13esimo contropiede dell'Isernia, Manzo serve Fontana che va a siglare così il raddoppio dei biancocelesti. Al 36esimo angolo per il Chieti con Ricucci che indirizza direttamente verso lo specchio, ma Maggi esce di pugni e allontana. Prova ad insistere il Chieti ed ecco il tentativo di Di Nardo, ma nessun pericolo per Maggi. Ma al 44esimo ecco che gli ospiti accorciano le distanze, direttamente dalla bandierina riceve Sbardella che batte l'1 di casa. Ma non c'è più tempo peraltro, l'Isernia con personalità e maturità porta a casa i 3 punti tra i compimenti degli avversari, che invece escono dal terreno di gioco arrabbiati e delusi per una gara, detta del capitano del Grosso, disputata davvero male. Ultimi minuti della nostra rassegna stampa. Sul Messaggero, Pescara sarà una grande festa per le Final Four UEFA, tutta la città sarà coinvolta per l'evento, biglietti scontati. E poi ancora per il calcio di eccellenza, la Vastese cade col Morro d'Oro, 0-2, Teramani in 20 minuti espugnano l'Aragona, raddoppio su rigore, tante disattenzioni difensive per gli adriatici pagate a caro prezzo. E in classifica ora la Vastese, lo vedete, è stata raggiunta dal Paterno a quota 23 punti. Torniamo sul centro per vedere basket e pallavolo. Roseto, non bastano Weaver e Allen, i biancazzurri sfiorano l'impresa a Bologna contro la Fortitudo. Per la McEnergy fatale il finale e festa tra le tifoserie gemellate, 73-65 dunque il punteggio finale della partita. Qui vedete anche una foto di Tony Trullo insieme ai suoi giocatori. Per la
Serie B, l'Amatori batte Giulianova trainata da Pepe e Di Donato 71-61, coach soddisfatti a fine partita, 21 punti per Pepe, miglior marcatore della squadra di casa per Giulianova, 21 punti di Bartolozzi. Invece nell'altra partita tutta abruzzese, la Ortona a Vasto fa valere la legge del più forte, seconda sconfitta consecutiva per la BCC, 63-72 il finale per la squadra di Domenico Sorgentone, trascinata dai 24 punti dell'ex di Carmine, poi 15 di Diomede, per appunto il successo di 9 punti della WIR sul campo di Vasto. Campri torna al successo col Valmontone e riscatta San Severo, quinta vittoria stagionale per i farnesi, 74-65, 20 punti per Di Giulio Maria. E poi per la pallavolo, la Sieco Impavida abbatte la capolista, gli ortonesi piegano Potenza Picena e riscattano la prova opaca di Siena, buon esordio del 17enne libero Toscani. Le parole poi del giocatore Cavuto: Sieco in casa è una grande squadra. I parziali dei set: 26-24, 25-19, 29-31 e 25-18. E allora siamo al termine di questa nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti del TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Vi ricordo anche l'appuntamento delle ore 21 in diretta replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per parlare del momento di impasse in casa Pescara in vista del match di domenica in casa del Fanalino di Coda Como. Grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi per averci seguito. Buona giornata.